Ancestrale, tenace, magica. La Sardegna è la terra più antica d'Europa, con peculiarità geologiche uniche. Paesaggi e persone forti, dai contrasti accesi, con un attaccamento alle radici che non appare altrove. E così anche il mondo del vino sardo, in continuo cammino, ma ineluttabilmente legato a un passato antichissimo. Si parla delle prime tracce enologiche risalenti ai Fenici. Piante a piede franco, vigneti prefillossera, l'incidenza del mare, la realtà di isola che preserva in maniera naturale. Condizioni che caratterizzano il mondo vitivinicolo sardo in maniera unica. Le descrive benissimo una figlia di questa terra, Valentina Argiolas. È un'isola innanzitutto che ha una delle più grandi ricchezze di patrimonio di vitigni tradizionali, nativi, autoctoni o come li si voglia chiamare, con una percentuale bassissima di influenze internazionali. È un'isola di per sé sostenibile, perché il clima che circonda, i micro territori, i microclimi dell'isola permettono in maniera naturale di essere sostenibili, senza quindi bisogno di andare a cercare certificazioni che per noi non sono quasi necessarie. È un'isola quasi intatta, perché comunque questo isolamento reale dal resto della penisola per secoli ha mantenuto intatto gran parte del patrimonio genetico, quindi c'è una ricchezza anche di conoscenza all'interno delle nostre uve, delle nostre viti, che non c'è in altre zone d'Italia. Quindi è come se avessimo tutte le premesse per esplodere e non riusciamo. Allora mi si chiede come mai. Ci sono delle realtà individuali che sono emerse negli anni perché hanno fatto un percorso particolare, difficile, controcorrente, e oggi si trovano nelle carte dei migliori ristoranti del mondo. Però l'isola non emerge, emerge la realtà di cantina, ma non del territorio. Questo è un danno anche per le cantine note, perché comunque se la Sardegna entra a far parte del Gotha, porta con sé tante altre piccole realtà, tanti altri piccoli territori, e diventa regione di riferimento. Per numero di ettari e per produzione, la seconda isola più grande del paese non sembra poter giocare ancora la carta dei big dell'enologia tricolore. Un gap che va sicuramente recuperato, come sottolinea Roberto Gariup, enologo e amministratore delegato dell'azienda La Contralta. Diciamo, sono un po' la Cenerentola come numeri, come produzione. La Sardegna più o meno produce 600.000-700.000 ettolitri all'anno contro i 45 milioni dell'Italia. Ecco, i numeri quelli sì sono un po' da, come dire, da Cenerentola. La regione Sardegna produce relativamente poco vino rispetto al panorama nazionale. Però la qualità è sicuramente di livello eccezionale. Gli fa eco Giovanni Pinna, direttore generale di Sella e Mosca, che sottolinea i passaggi necessari per poter conquistare una visibilità maggiore tra i consumatori e sui mercati. Mi confronto spesso con contesti extraregionali e devo dire che comunque il percepito dei vini sardi in questo momento gode di un momento piuttosto felice, ma non solo il percepito, ci sono diversi riconoscimenti in diversi contesti che testimoniano il valore dei vini regionali. Quindi non la definirei proprio la Cenerentola, anzi direi che negli ultimi anni la regione ha intrapreso un percorso piuttosto virtuoso. Vero è che in termini di volumi espressi le quantità sono piuttosto modeste e effettivamente questo è un po' il tallone d'Achille della Sardegna, che negli ultimi 30 anni ha perso qualcosa come 40.000 ettari di superficie vitata, e questo è un problema sia in termini produttivi sia in termini comunicativi, perché aver perso questi ettari significa anche aver ridotto la visione e la visibilità di un territorio viticolo. Dici Sardegna e pensi mare, soprattutto ai mesi estivi, alle vacanze, al turismo. E l'enoturismo? Deve ancora crescere in questa terra, ma sempre più realtà si stanno attrezzando, come nel caso di Siddura. Il turismo legato al mare è un importante apripista, al quale senz'altro agganciarsi. La Sardegna accoglie ogni anno milioni di visitatori e tantissimi sono quelli interessati all'enoturismo. Ci sono molte zone in cui è possibile connettere facilmente il turista con la cantina, il vigneto e il mondo del vino. Lavorare cercando di sviluppare progettualità innovative proiettate verso il futuro, mettendole a sistema in modo efficace, è certamente la strada da percorrere per ottenere risultati importanti.
Comunità piccole ma molto coese, in un territorio spesso scarsamente abitato. Qui la chimera dell'emigrazione è stata meno forte che altrove e anche molti giovani decidono di rimanere. In questo aiuta a poter contare sulla presenza di una famiglia allargata come può essere una cantina cooperativa. Così come è successo con Cantina di Sant'Adi, realtà produttiva che ha fatto la differenza nel territorio del Sulcis. Cantina Sant'Adi ad oggi, dopo veramente tanti decenni, rappresenta una cooperativa sociale di 200 soci, in partenza furono 20. È sicuramente, come lei diceva, un caso interessante dove si è riusciti ad andare tutti all'unisono grazie, guarda caso, anche qui ad un percorso fatto sulla qualità che ha permesso di poter rappresentare la Sardegna per quello che ci compete nel mondo e che ha permesso altresì ai soci di poter condurre una vita favorevole, perché le uve che si producono sono di un alto valore e quindi sono retribuite adeguatamente. Questo fa sì che si continui a lavorare le vigne anche con le nuove generazioni, questo è fondamentale. I giovani, dicevamo, giovane e piena di entusiasmo nonché di competenze, è Emanuela Flore, enologa della cantina Bentu Luna. A lei chiediamo perché bisogna credere nella Sardegna del vino. Bisogna crederci e io ci credo fortemente, credo in questo territorio, perché qua raccontiamo la nostra storia. Non siamo il frutto di un'imprenditorialità spinta, di tecnicismi che hanno creato dei vini buonissimi sì nella storia, ma che non raccontano la vera vita. Qui noi continuiamo con la precisione tecnica, ma soprattutto con le conoscenze dei nostri nonni e delle persone che hanno sempre vissuto qua, continuiamo a portare avanti questa nostra tradizione e cerchiamo di raccontare attraverso i nostri vini quello che realmente ci dà il nostro territorio, con le annate buone, con le annate avverse, ma qualcosa che ci rappresenta. Quindi nella perfezione e nella semplicità dei vini cerchiamo di raccontare quella che è la Sardegna del futuro, con la consapevolezza di avere un grande tesoro che ci è stato lasciato.